A San Nicola Arcella il dibattito sulla depurazione delle acque e sulla tutela del mare sembra essersi aperto. L'amministrazione Melevi risponde con azioni concrete a chi le chiede maggiore attenzione, sottolineando però che senza la collaborazione dei comuni limitrofi ogni sforzo è infruttuoso. Già avviata tutta la procedura per quanto riguarda la contrazione di un mutuo per potenziare tutti i nostri impianti di depurazione, così come pure c'è tutto il discorso degli allacci che gradatamente stiamo cercando di far sì che tutti possano ottenere. Naturalmente noi ci auguriamo che lo stesso sforzo si faccia in tutti gli altri comuni, perché il problema non riguarda San Nicola Arcella soltanto. San Nicola Arcella può fare tutti gli sforzi di questo mondo, però se in tutta l'area, in tutto il Golfo di Policastro non si fa altrettanto, gli sforzi rischiano di essere vanificati. A detta di Madeo, la Regione Calabria dovrebbe concentrare le proprie attenzioni sugli impianti di Scalea. Immediatamente spendere tutte le risorse finanziarie che sono disponibili. Per esempio, ci sono delle risorse finanziarie che possono essere spese per potenziare i depuratori della vicina Scalea. Noi ci auguriamo che questo possa essere fatto, perché intervenire a Scalea non significa risolvere solo il problema di Scalea, ma significa risolvere il problema dell'intero Golfo. E così come dovrebbe avvenire a Scalea, si dovrebbe fare in tanti altri comuni dell'area del Golfo. Ma anche il dialogo con i comuni vicini non è sempre andato a buon fine. Ricordare che il sindaco Barbara Mele, fin dal suo insediamento, inviò una lettera a tutti gli altri comuni della zona per vedere di portare avanti una strategia unitaria per quanto riguardava il discorso della depurazione e anche della pulizia dei luoghi. Pensiamo a tutto il problema anche del trattamento dei rifiuti. Purtuttavia, insomma, non è stato facile fare una cosa del genere, i nostri sforzi non sono riusciti a concretizzarsi. Anche perché noi proponevamo di rinunciare sostanzialmente ad altri tipi di investimenti per concentrare tutte le possibilità di interventi finanziari e concentrarle appunto su questi aspetti della depurazione delle acque e della pulizia dei luoghi. Non è stato così.